Castiglione del Terziere si trova nell'Alta Lunigiana, terra confinante con ben tre regioni, Toscana, Emilia e Liguria. È raggiungibile percorrendo tre strade provenienti rispettivamente dai paesi di Bagnone, Villafranca e Licciana. L'autostrada più vicina è la Parma-La Spezia, con uscita al Casello di Pontremoli. Il paese è situato su un colle, a circa 300 metri sul livello del mare. Con una mirabile vista sulla Valle del Magra, gode di un clima mite e asciutto. Le case e le strade sono rimaste per lo più inalterate nella loro caratteristica architettura medievale, comprese quelle ristrutturate negli ultimi anni. Attualmente il paese conta poco più di 20 abitanti residenti, mentre durante il periodo estivo raggiunge circa 150 persone, tra villeggianti ed emigrati. Sulla strada proveniente da Bagnone, circa 300 metri prima del paese, si trova la chiesa della Santissima Annunziata. Si tratta della chiesa più vecchia del paese. Adiacente ad una costruzione che fino al XVII secolo fu un convento di frati, acquistata poi dalla famiglia Mazzini, ne conserva tuttora la proprietà. Ci troviamo ora nella Cola, la piazza principale del paese. Da qui si può accedere alle parti più caratteristiche, quali il castello, la chiesa e il borgo medievale. Dalla Cola, procedendo verso l'interno del paese, si nota sulla sinistra una serie di scalini che proseguono in un sentiero, il quale porta ad un canale conosciuto con il nome di Canal del Po. Come ogni fortezza medievale, il castello sorge sulla cima della collina in modo di rendere più difficoltoso il raggiungimento. Per questo motivo bisogna affrontare una ripida salita, che si conclude sotto una volta in sasso, dove un tempo vi era un portone che racchiudeva il borgo medievale. Oltrepassata la volta, si giunge in cima al borgo, un tempo luogo di ritrovo degli abitanti del paese. Da qui si diramano due strade. Una verso sinistra che porta alla Piagna. Questo tratto di borgo è forse il più caratteristico e meglio conservato, in quanto sono state fatte e sono tuttora in corso opere di ristrutturazione e restauro. La Piagna. Un tempo in questo luogo vi sorgevano case testimoniate da resti di mura tuttora visibili. Attualmente vi si trova uno spiazzo dal quale si gode un'ottima vista. Verso est, Croce da Canale. Verso sud, Merizzo e Valle Scura. Verso ovest, Fornace e Val di Magra. Tornando sotto la volta e proseguendo nel borgo verso destra, si giunge alla piazza del Campanile, un tempo cimitero con la chiesetta situata sopra la volta. Attualmente vi si trova al centro un monumento ai caduti, fatto erigere per volontà di Alvito Giampino. E su un lato il campanile, costruito nel punto più alto del paese per essere udito su tutti i versanti della collina. Ha una forma quadrata ed un'altezza di circa 18 metri. Ultimamente è stato ristrutturato, come pure il tetto della chiesa, con il contributo di tutti i paesani ed emigrati. Dall'alto del campanile si ha una stupenda vista per ogni lato. Il lato nord-ovest si affaccia proprio sul castello, a cui sembra collegato. Il lato nord-est è rivolto verso le montagne più alte dell'Appennino e sono visibili la Pieve, l'Annunziata e la strada proveniente da Bagnone, nonché la parte bassa del paese. Dal finestrone del lato sud-est si vede il Monte Barca fino alle Alpi Apuane, Vespeno, Croce, Da Canal, La Piana e la salita del Borgo. Dall'ultimo lato, quello verso sud-ovest, si ha la vista più ampia. Dalle montagne del confine con la Liguria si spazia tutta la Valle del Magra con i suoi paesi e tutta la campagna di Castiglione, Valle Scura, Fornace, la Costa, da Piazza. Quindi tutto il borgo dalla Piagna fino alla chiesa. Proseguendo lungo il borgo si giunge alla chiesa parrocchiale, edificata 200 anni fa e ristrutturata nel 1937. Esternamente presenta una solida struttura con una bella facciata con portale e rosone. L'interno è ad una navata, con tre cappelle per ogni lato ed un altare maggiore coronato da un coro ligneo. Sopra il portale d'ingresso vi è l'orchestra e sulla sinistra dell'altare maggiore si trova la sacrestia. Numerose statue, reliquie e dipinti completano il bel aspetto delle decorazioni. È intitolata a San Leonardo, che è il patrono di Castiglione. Attualmente è senza parroco. L'esterno della chiesa è composto da una piccola piazza frontale,
ed una strada che la circonda ed usata soprattutto per le processioni. Lungo questa strada, sul lato posteriore della chiesa rivolto verso nord, si vede in lontananza il Monte Orsaro con Logargola e quindi, vicino al paese, la località Il Pugno, con sotto la strada proveniente da Villafranca ed il cimitero. Sulla piazza di fronte alla chiesa si trova il vecchio pozzo e l'inizio di una stradina che anticamente percorreva il perimetro esterno delle mura del paese, da Dre al Fosso. Tornando sulla piazza ed in particolare sul muro dell'ex casa colonica parrocchiale, ci sono due lapidi che ricordano due degli ultimi tre parroci di Castiglione. Tra Don Giuseppe e Don Carlo, la parrocchia è stata retta da Don Iginio Dodi, oggi Monsignore, fondatore del villaggio del Fanciullo in Valle Scure, e successivamente trasferito nella selva di Filetto.